4 le donne premiate, chi sono e perché sono state premiate? Abbiamo premiato 4 donne, 3 donne leader e una premio Primavera. Parto dal premio Primavera perché è una giovane donna di cui siamo molto orgogliose, Anna Lombardi, una ragazza che sta facendo il PhD in fisica a Lione. Diciamo che le ragazze non fanno le università cosiddette scientifiche o i percorsi scientifici, lei lo sta facendo e lo sta facendo veramente molto bene. Premiamo poi Nunzia Vallini, che tutti conoscono ed è una giornalista, la Marisa Laurito, che conoscono anche questa, è un'attrice, scrittrice, ha scritto un libro di cucina bellissimo perché parla di cultura e non solo di piatti. E premiamo Beatrice Saottini, che è una donna molto importante per la nostra città, perché oltre ad essere un'imprenditrice, tutti conoscono credo il gruppo Saottini, è anche presidente dell'Omnia Orchestra, quindi è una donna che si interessa di arte e che sponsorizza l'arte. Per noi è veramente importante perché le donne devono avere delle sensibilità che le portano ad andare oltre il ruolo. L'obiettivo di questo premio? L'obiettivo di questo premio è premiare attraverso queste donne, tutte le donne che ce la mettono dalla mattina alla sera per voler crescere nel lavoro, che non mollano, che non si riducono esclusivamente al lavoro domestico e che lavorano due volte per questo, perché lavorano fuori e lavorano anche in casa. Quindi alle donne determinate che con passione fanno il loro lavoro. Ci stanno le donne che decidono di diventare madri, ci stanno le donne che decidono di non diventare madri o che non lo sono, quindi noi non ci rivolgiamo alla categoria sociale delle donne che ha poi dei percorsi di maternità. Noi ci rivolgiamo alle donne che vogliono crescere, poi ogni donna trova la sua strada. Si diceva importante per le donne fare squadra. È importantissimo per le donne fare squadra, io ci credo veramente tanto, ritengo che tutti gli steccati che si frappongono, per cui ognuno si mette una maglietta per un calcio con il tifo calcistico, debbano assolutamente venire meno, perché solo facendo rete noi riusciremo a portare avanti i nostri obiettivi. Se ci dividiamo non è possibile perché non riusciamo a fare massa critica, e quindi quest'anno e l'anno prossimo saranno i 2 anni in cui noi ci daremo molto da fare per una rete delle associazioni femminili bresciane.